Grazie professore. E ora, prima di dare la parola al professore Caterini, chiedo a chiunque avesse voglia di porre delle domande, di prenotarsi già da ora o con un cenno avvicinandosi qua al tavolo della presidenza, raccomandando, però, visto quello che abbiamo detto in premessa, interventi sintetici ed eventuali domande, però precise. Procederemo quindi con l'intervento del professore Caterini e poi, lasceremo spazio alle domande prima delle conclusioni dell'onorevole Battaglia. Professore Caterini è ordinario di diritto privato nel corso di giurisprudenza dell'Università della Calabria, direttore del Master in diritto e direzione sanitaria e già direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi della Calabria. Nel ringraziare ancora una volta sia lui che il professore Iorio per avere aderito a questa iniziativa, cedo quindi la parola, chiedendo, se possibile, una panoramica anche dal punto di vista prettamente giuridico e istituzionale sulle novità introdotte da questa revisione della Costituzione. Grazie. Grazie, buonasera, buonasera a tutti voi, grazie per l'invito. E devo ringraziare soprattutto chi mi ha preceduto, perché il vantaggio di parlare per ultimo è quello di approfittare di tutte le cose buone e ottime che sono state già dette, quindi farne tesoro per evitare di ripeterle. E questo mi porterà ad essere più breve e più diretto. Vorrei dire alcune cose per flash, giusto per capire le ragioni per le quali io voterò sì. Intanto voglio farvi questa considerazione. Se avete notato gli schieramenti che si prospettano su questa vicenda referendaria, hanno ormai abbandonato lo schema storico che distingue, che ha sempre distinto le battaglie elettorali del nostro paese, destra-sinistra. Abbiamo mischiato le carte, no? Non c'è più questa differenza destra-sinistra, o se c'è è diventata una differenza di secondo livello, di secondo piano. Non è più la differenza che fa la distinzione e che ci contrappone. E invece è emersa un'altra differenza forte, che è quella tra chi guarda con attenzione positiva all'Europa, come un futuro nel quale proiettare le realtà nazionali, e quindi come l'Europa, come una istituzione sovranazionale che diventa luogo di difesa dei diritti dei cittadini europei contro l'invasione del mercato globale, e dall'altro invece c'è lo schieramento dei nazionalisti. Se voi prestate attenzione, quelli che stanno sul no hanno questa vocazione alla dimensione curtense. Ci chiudiamo nei nostri confini, possibilmente facciamo dei muri, perché va anche bene fare il muro, impediamo gli ingressi di qualsiasi natura, ci difendiamo in questo modo e ritengono di aver risolto i problemi del nostro paese. Quindi c'è un mutamento di paradigma politico in questa vicenda referendaria che è emerso in tutta la sua, io direi quasi in tutta la sua violenza, perché noi assistiamo a compagini che mettono assieme forze di sinistra, forze di estrema destra, diceva bene poc'anzi il sindaco Falcomatà, cioè noi abbiamo assistito ad un rimescolamento, ma questo rimescolamento non ha più il parametro della destra e della sinistra, ma è il parametro della Europa sì, oppure nazione sì. Questo è un primo dato, è una prima considerazione che a mio parere fa da sfondo ormai da qualche anno nel nostro paese, ma non soltanto nel nostro paese, nella nostra Europa, fa da sfondo a quella che io definisco la necessità della riforma. Questa riforma non è più un'opzione, non è più una scelta, possiamo farla, possiamo non farla, certo si vota per questo, ma se analizziamo per bene le condizioni che ci hanno condotto al punto in cui siamo, comprese le vicende di crisi, noi dobbiamo convincerci che la riforma dell'impianto costituzionale, del nostro impianto costituzionale,
è diventata una riforma improcrastinabile, è una riforma necessaria. Un'altra considerazione voglio farvi, perdonatemi se vado avanti per flash. Si discute sempre, e io sento anche nei dibattiti televisivi da parte di esponenti importanti, sia della politica, sia del mondo culturale, sia del mondo giuridico, oggi ormai sono diventati di grande moda i costituzionalisti italiani, c'è una grande ribalta del costituzionalismo italiano, io non sono un costituzionalista, quindi sono salvo da questa moda, ma si fa sempre questo ragionamento, si dice la Costituzione è divisa in due parti, c'è la prima parte, c'è la seconda parte, la prima parte non si tocca e noi dobbiamo toccare la seconda, dobbiamo modificare la seconda parte. Nessuno però dice che, almeno io non l'ho sentito, ci sarà sicuramente qualcuno che l'ha detto, che tra la prima e la seconda parte c'è un nesso inscindibile. La seconda parte è semplicemente la macchina istituzionale che consente di raggiungere i risultati predeterminati nella prima parte. Ora, non è vero che la prima parte non si tocca. La prima parte è stata già ampiamente toccata. La prima parte, poiché la macchina istituzionale della seconda parte non funziona ormai da decenni, e non funziona da decenni ormai, la prima parte è stata attentata con una violenza inaudita. Io sfido chiunque di voi a dirmi se in termini di eguaglianza, in termini di personalismo, di tutela della persona, si parlava poc'anzi di sanità e di assistenza, in termini di solidarietà, noi siamo andati, in termini di lavoro, di diritto al lavoro, noi siamo andati avanti o siamo andati indietro negli ultimi 30 anni. Quindi non è affatto vero quando si dice che la prima parte della Costituzione è sacra, perché è stata già sconsacrata, ma molto sconsacrata. Non lo vogliamo dire, perché non abbiamo il coraggio di ammettere quello che è accaduto nel nostro Paese negli ultimi 30 anni. Ma il vero è che i nostri principi fondamentali, che sono sì scritti allo stesso modo di come sono stati scritti nel 48, ma non hanno più la stessa portata, non hanno più gli stessi contenuti. Nonostante nel 48 e negli anni a seguire, dal 48 a metà degli anni 70, si usciva fuori da una condizione del nostro Paese che non era certamente paragonabile a quella attuale. Questo è un altro punto che rende necessaria questa riforma. Altra questione, regionalismo, federalismo. Questa diade, questo binomio ci ha accompagnato negli ultimi 15 anni come un refrain che ci ha convinto, io per primo sono stato convinto da tanti costituzionalisti che nel periodo della riforma del titolo V, quindi parliamo 99-2001, molti costituzionalisti inseguendo l'aspirazione leghista e forse per assecondare l'esigenza di una pace, una pax romana nel nostro Paese, che poi puntualmente non è accaduta, a un certo punto si è detto facciamo il federalismo in Italia. E addirittura in un certo momento storico della nostra vita io ho anche sentito dire con una certa insistenza che non esisteva più la questione meridionale, ma esisteva, sentite un po', la questione settentrionale. Proprio l'assurdità fatta norma. Bene, approvato il federalismo con la riforma del titolo V, noi siamo puntualmente arretrati e siamo andati indietro e il divario nord-sud si è accentuato in una maniera non più tollerabile. Questa è un'altra ragione secondo la quale, a mio parere, non possiamo più differire questa riforma. Ed è ovvio
che in questa vicenda elettorale la Lega è una accanita sostenitrice del no, ma è troppo ovvia questa considerazione. Non sono ovvie alcune posizioni sul no di altre parti politiche, ma quella della Lega si capisce benissimo, ne ha tratto vantaggi incommensurabili dalla riforma del titolo quinto, ed è evidente che quando si sente Salvini e si dice questa è una controriforma, questo è un passo indietro, nella sua prospettiva dice il vero, dice esattamente il vero. Ma magari noi approdassimo a questa controriforma, che è una controriforma che ci riporta sul sentiero dei nostri padri costituenti. Perché noi ne parliamo sempre tanto e sempre, spesso ne parliamo anche a sproposito, dicendo che con questa riforma li facciamo rivoltare nella tomba, ma in verità i nostri costituenti avevano pensato e concepito un regionalismo molto ponderato, io direi anche molto prudente. E io vorrei ricordare che in Assemblea Costituente alcuni insigni giuristi erano contrari all'introduzione del regionalismo nella Carta Costituzionale, ma non perché fossero a prioristicamente contrari al decentramento amministrativo o alle sovranità concorrenti regionali, ma perché soprattutto alcuni giuristi meridionali, conoscendo le realtà territoriali, immaginavano già, faccio un nome per tutti, Gullo, un nostro conterraneo comunista dell'epoca, disse: ma noi in Calabria non siamo in condizione, e lo disse in Assemblea Costituente, non saremmo in condizione di reggere il regionalismo, perché le condizioni territoriali della periferia italiana degli anni 40-50 non erano assolutamente paragonabili e non c'era una stessa linea di partenza tra tutti i territori. Era questa la ragione per cui alcuni dell'Assemblea Costituente, alcuni padri costituenti avevano delle reticenze sulla introduzione del regionalismo. Figurarsi se in quell'epoca si fosse addirittura parlato di federalismo. Non avrebbero mai trovato un punto di accordo. Trovarono poi un punto di accordo introducendo un regionalismo ponderato, misurato, con una presenza della centralità statuale che svolgesse un ruolo di coordinamento serio, importante, di perequazione serio, importante. In altri termini, il ruolo dello Stato che preservasse il principio di eguaglianza, perché qui è in ballo il principio di eguaglianza. Quando noi ammettiamo un federalismo spinto nel modo in cui l'abbiamo tollerato e sopportato per gli ultimi 15 anni, noi abbiamo messo in discussione il principio di eguaglianza, che è esattamente uno di quei principi fondamentali dei quali tutti ci riempiamo la bocca dicendo che non si tocca, però l'abbiamo violentato finora, e come se non l'abbiamo toccato. C'è un'altra questione che secondo me la riforma affronta, e affronta anche bene. Con questo non voglio dire, e mi ripeto con quanto è stato detto meglio di me poc'anzi, certo non è la riforma migliore, no? Ma l'ottimo è nemico del buono, quindi è meglio fare qualcosa di buono che non fare nulla, pur di avendo comunque il pretesto di raggiungere l'ottimo. Ora, noi qui abbiamo un problema serio, che questa riforma affronta, che è quello dell'unità e della indivisibilità della Repubblica, altro principio consacrato nei nostri primi articoli della Carta Costituzionale. L'Italia è una Repubblica, una, si dice Repubblica, una e indivisibile. Ora, ma che cosa c'è dietro quell'una e indivisibile se non il principio di eguaglianza e il principio di solidarietà? Che cosa vuol dire principio di solidarietà in questo tema specifico dell'architettura costituzionale e istituzionale? Significa non lasciare indietro quelle parti del paese quando restano indietro. Questo significa solidarietà. Noi questa cosa l'abbiamo dimenticata. Ci è stata fatta dimenticare dai leghisti, che invece avevano l'interesse esattamente opposto, perché ci hanno teorizzato che il federalismo avrebbe introdotto una sana competizione tra le regioni, per cui i migliori avrebbero ottenuto il meglio.
però non ci hanno detto che quando si compete bisogna stare tutti sulla stessa linea di partenza, perché se uno sta avanti e l'altro sta dietro, quello che è migliore diventa ancora di più meglio degli altri e gli altri restano ancora più indietro. Allora, tutta questa è stata una farsa, permettetemi di andare un po' fuori del seminato, è stata una farsa che ci è stata propinata anche dalla nostra sinistra italiana, che noi abbiamo dovuto sopportare per 15 anni, che ci ha fatto arretrare di almeno 50 anni. Per questo vi dicevo che la riforma è arrivata al punto di essere un passo necessario. Potrei dirvi, usando un termine quasi eretico, che questa è una riforma meridionalista. Vi sembrerà strano, ma questa è una riforma che riposiziona il pallino sui luoghi del bisogno piuttosto che sui luoghi della ricchezza. E non mi sembra una cosa da poco in una riforma costituzionale. Si è detto anche, e l'ho ascoltato da insigni giuristi e costituzionalisti, che questa riforma rappresenta un attentato alla democraticità, al principio democratico. E quando poi si è chiesta la motivazione di questo presunto attentato, ci è stato detto, io l'ho ascoltato in diverse occasioni, c'è un attentato perché l'elezione del Senato non sarà più un'elezione diretta, perché il Senato e i senatori saranno eletti unitamente ai consigli regionali, dai consigli regionali, insieme ai sindaci, insieme ai rappresentanti nominati dal Presidente della Repubblica. Ora, intanto è bene dire che il principio di democraticità che è sancito nella nostra Carta Costituzionale non richiede necessariamente che la nostra sia una Repubblica democratica parlamentare. Non sta scritto da nessuna parte che deve essere anche parlamentare. E non sta scritto per una ragione semplicissima, che nella stessa Assemblea Costituente molti componenti sostenevano non il parlamentarismo, ma un'altra forma di governo, altre forme di governo, compreso il presidenzialismo. Quindi non c'era affatto unanimità di posizioni sulla una Repubblica democratica parlamentare. Ed è stata questa la ragione per cui quando si è votato l'articolo 1 si è detto Repubblica democratica e basta, non si è detto Repubblica democratica parlamentare. Ora, se la nostra Carta Costituzionale, per queste ragioni, ammette anche tra i regimi democratici, tra le forme di governo democratico, anche quella presidenziale, della quale tanto si dice male, e questa però non è presidenziale, questa resta sempre sulla forma di governo parlamentare, ora non capisco per quale ragione votare il Senato in una forma indiretta dovrebbe costituire un attentato al principio democratico. D'accordo? Aggiungo, tanto più che il Senato della riforma è un Senato che ha competenze diverse da quelle che vengono invece riservate alla Camera. Ed è naturale che di fronte a due rami del Parlamento che hanno competenze diverse si possa immaginare un sistema di elezione differente. Non c'è niente di male in questo. Ma io potrei anche dirvi, quasi in una forma provocatoria, ma allora oggi, che noi eleggiamo il Senato con un elettorato attivo e passivo diverso da quello della Camera, perché è diverso l'elettorato attivo e passivo del Senato, d'accordo? E però lo facciamo a parità di funzioni, perché il Senato compie le stesse funzioni della Camera oggi, ma allora dovremmo anche oggi gridare all'attentato alla democraticità del nostro sistema elettorale del nostro Paese, perché anche oggi c'è un doppio binario nella composizione dei due rami del Parlamento. Quindi, come vedete, anche questo argomento, che è un argomento tra quelli più roboanti, no? Perché si dice c'è un attentato alla democraticità, quindi è una cosa gravissima, sta passando una riforma che ci riporta sulla dittatura, insomma qualcosa del genere. Anche questo argomento, poi quando lo si va ad analizzare nel merito, nello specifico delle sue articolazioni, è francamente una,
un argomento vuoto, un argomento privo di qualunque significato. Parlamento e governo. Anche qui un gran parlare. C'è uno sbilancio nella riforma a favore del governo e a scapito del Parlamento. Ma io veramente vedo nella riforma l'esatto opposto. Perché vedo nella riforma l'esatto opposto? Perché il Parlamento, nella sua Camera politica futura, che sarà la Camera dei Deputati, ha una forza d'impulso sul governo che oggi, nella doppia veste Camera-Senato, non ha e non può avere. Oggi il nostro Parlamento è un Parlamento che subisce molto di più la forza del governo, ma per una ragione anche abbastanza semplice. Il governo ha dei tempi di decisione molto più veloci, dettati spesso anche dalla dimensione sovranazionale, e il Parlamento non riesce a stare dietro a quei tempi veloci. La gran parte della produzione normativa parlamentare di oggi, qui poi l'onorevole Battaglia ci darà conferma o smentirà quello che sto per dire, è una produzione normativa che ha la sua matrice o nel governo o la sua matrice nell'Unione Europea. Il potere d'iniziativa parlamentare oggi è ridotto al minimo rispetto ai dati statistici del passato. Allora, attraverso questo capovolgimento di ruolo e di bilancio tra Parlamento, tra Camera in particolare, e governo, secondo me si riposiziona la centralità del Parlamento rispetto allo stesso governo. Certo, poi le esigenze del governo devono essere anche contemperate, devono essere anche considerate. Se nella attività di governo, nella politica di governo ci sono delle scadenze o ci sono delle esigenze essenziali di programma del governo che dettano dei tempi particolari, mi sembra anche ragionevole che quel governo possa dire al Parlamento e in particolare alla Camera: beh, datevi una mossa, c'è un tempo prestabilito entro il quale ditemi se questa cosa la possiamo fare o meno. Quindi, voglio dire, è anche da questo punto di vista l'ipotesi di riforma, il progetto di riforma vagliato dal nostro Parlamento è abbastanza ragionevole, abbastanza equilibrato, altro che consolidamento dei poteri del Premier a scapito del governo, del Parlamento. Voglio dirvi, poi veramente voglio chiudere perché non voglio sottrarre molto tempo, ma lasciatemi dire una cosa sulla forma di questa riforma. Ho sentito dire frasi irripetibili da illustri letterati del nostro Paese che hanno preso la Carta Costituzionale come un testo, come la commedia italiana, no? Per cui l'analisi è un'analisi tutta letteraria. Questa è una Costituzione schifosa perché non si capisce nulla. Ora, io non è che voglio difendere il testo del progetto di riforma costituzionale, non avrei neanche titolo a farlo, non mi compete, però so, per averlo acquisito dai banchi dell'università, che un testo normativo non si giudica mai dalla lettera, che l'interpretazione letterale è la più fallace interpretazione che si possa mai fare nel diritto. Questi sono insegnamenti ormai costanti. Addirittura Mortati, che sapete chi era, inventò il concetto della Costituzione materiale. E che cosa voleva dire? Cioè, non badate molto al testo, ma bisogna vedere poi come la norma vive nelle istituzioni, e si riferiva proprio alle norme costituzionali, il che significa, e significava già dagli anni 50, che il testo letterale della norma non è proprio l'elemento discriminante che ci fa dire questa riforma è buona o non è buona. Insomma, sentire appuntare la gran parte delle critiche di questo progetto di riforma sul fatto che è scritto male, che ci sono, che l'articolo 70 prima era fatto di 3 righe, adesso è fatto di non so quante righe. Ma scusatemi, l'articolo 70 in una carta costituzionale in cui si dice che Camera e Senato fanno la stessa cosa, è ovvio che può essere di 2 righe, ma se andiamo a differenziare le competenze di Camera e Senato, evidentemente deve essere un articolo più complicato. Magari si poteva anche dividere in più articoli, forse non sarebbe stato sbagliato dividerlo in più articoli, ma voglio dire, vi sembra questo un argomento serio per dire
votiamo no su questa riforma. Insomma, io francamente non ne sarei convinto. Ultima cosa. Questa è una riforma importante ed è una riforma storica, sulla quale è giusto che ci sia l'enfasi che gli italiani danno a questa vicenda, a questo passaggio referendario. È più che giusto, è più che comprensibile, perché questa riforma merita un'attenzione di questo tipo e merita incontri di questo tipo, perché la Costituzione non è soltanto un atto giuridico, ma è prima ancora un atto della politica. È un patto sociale e politico che unisce un popolo, divide un popolo. Ebbene, quindi è giusto che tutto questo accada con l'enfasi e anche con la animosità che incontri, che vicende, passaggi elettorali di questo tipo richiedano. Però voglio anche dirvi, ci sono stati passaggi di riforma costituzionale negli ultimi anni che ci sono stati propinati come cose insignificanti. Vi faccio un unico esempio. L'articolo 81 della Carta Costituzionale, l'introduzione del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale. Quella è stata la riforma di un unico articolo. Ma se dovessimo dare un peso a quella riforma, io non mi sentirei di dire che quella riforma era nulla rispetto a questa. Quella riforma è stata una riforma importantissima, che ha modificato nelle radici l'assetto della nostra architettura istituzionale, ma non soltanto quella costituzionale, anche quella periferica, quella delle istituzioni della nostra Repubblica. Eppure, quando c'è stato quel passaggio di riforma costituzionale, io non ricordo che ci sia stata la stessa attenzione giusta che oggi tutti quanti noi stiamo dedicando a questa riforma. Finisco. L'ultima cosa che ho sentito dire è stata: se votate sì, voi date ragione, mi pare che questa cosa è stata già ricordata, a J.P. Morgan. Perché lo studio di questa multinazionale diceva esattamente queste cose e diceva che la nostra Costituzione è una Costituzione troppo socialista, che riconosce il diritto al lavoro e che riconosce il diritto allo sciopero. Bene, se ha detto, io non lo so perché non mi sono preso la briga di verificare se ha detto queste cose lo studio della multinazionale, ma se ha detto queste cose bisognerebbe informarla che il diritto al lavoro e il diritto allo sciopero restano nella nostra Carta Costituzionale, nonostante la riforma, non vengono assolutamente intaccati. Anzi, la fortificazione dei poteri istituzionali della Repubblica sono un argine indispensabile per contrapporsi ai poteri dilaganti delle multinazionali. Grazie. Grazie professore Caterini. Io mi scuso per non averlo fatto prima, ma ci tenevo a ringraziare per la presenza e a salutare il vice sindaco di Motta San Giovanni Giuseppe Benedetto, il sindaco di Condofuri Marina Salvatore Mafrigi, nonché il presidente del consiglio il dottore Gurnari, il vice sindaco di Bova Marina e il sindaco anche di Bova Marina, avevo visto Enzo Crupi, e non che mi pare di aver visto anche il sindaco di Melito. Quindi ho fino ad ora la prenotazione di due interventi. La dottoressa Emanuela Laganà, che se vuole si può già avvicinare per fare il suo intervento, e poi Francesco Manti, se non sbaglio, se c'è qualche altro intervento, e poi affidiamo le conclusioni. Finora forse siamo riusciti in qualche modo a recuperare il ritardo iniziale, siamo stati nei tempi, quindi mi scuserete se vi chiedo di sforzarci tutti per rimanere ancora nei tempi. Ok. Voglio premettere che non sono musona, non ho mai eretto muri e nessuna di queste altre cose tristi che sono state dette finora, ma comunque sono orientata a votare no. Quindi cerchiamo, esatto, sì. Temo di no. Però comunque sì, ritengo di votare no. Per una serie di ragioni, insomma, che secondo me sono anche piuttosto chiare.
Partiamo dalla riforma, dalla parte della riforma che guarda l'articolo 117 della Costituzione. Si è detto, ce l'ha detto la Corte Costituzionale, ha questa separazione di competenze, un po' crea problemi, perché comunque è vero, ha inflazionato il contenzioso davanti alla Corte Costituzionale e tutte le sentenze che hanno emesso i giudici e la Consulta sono state, a quanto pare, dirette a restringere il campo di competenza regionale, ed è vero. E io penso, ma siamo sicuri che questa bipartizione netta porterà all'abbassamento del contenzioso? Secondo me no, potrebbe essere il contrario, potrebbe addirittura realizzarsi un aumento del contenzioso, perché le regioni si potrebbero vedere scippate della loro competenza legislativa, considerato come? Io sto riferendo le mie ragioni, immagino che in uno Stato democratico i diritti delle minoranze, che poi saranno oggetto di regolamento parlamentare approvato alla Camera a maggioranza, siano garantiti. Assolutamente, sì, quella è libertà di manifestazione del pensiero. Al di là di questo, ho perso il filo del discorso un attimo, dunque la questione è quella, potrebbe non essere così, cioè potrebbe realizzarsi in realtà un aumento del contenzioso davanti alla Corte Costituzionale, le regioni vengono comunque in parte scippate di ambiti di competenza che per loro natura potrebbero essere meglio gestiti a livello più vicino, a un livello di sussidiarietà potremmo dire, no? Perché il principio di sussidiarietà in attuazione dell'articolo 5 della Costituzione vuole che le decisioni siano prese laddove siano più vicine rispetto alla popolazione, no? E quindi mi chiedo, davvero non stiamo toccando il nucleo duro? Perché la Corte Costituzionale ci ha detto più volte che il nucleo duro non è solo nei primi 12 articoli o nella prima parte della Costituzione, il nucleo duro è sparso un po' qua e là. Ci sono articoli nella seconda parte della Costituzione che costituiscono una evidente applicazione della prima parte della carta, e quindi c'è questo aspetto, no? E poi penso, anche la potestà regolamentare viene piuttosto compressa. Siamo sicuri che non stiamo intaccando il disposto dell'articolo 5? Non lo so, io non sono sicura che in realtà questa riforma dell'articolo 117 sia la migliore delle riforme possibili, e non sono così sicura che non intacchi in realtà l'articolo, il principio fondamentale sancito dall'articolo 5 della carta. E ancora, l'articolo 70, cerco di andare per sommi capi perché potremmo parlare 10 ore di queste cose e mi rendo conto che insomma è necessario essere breve. Quindi, articolo 70, io non mi concentro sul numero di parole o sulla lunghezza, perché per carità va benissimo, però a me pare che la procedura legislativa sia complicata, in realtà, mi pare piuttosto complicata. Mi preoccupa un poco l'Italicum. Il giudizio sull'Italicum è stato sospeso dalla Corte Costituzionale, che deciderà dopo l'esito del referendum, giustamente. E ancora penso, questo Parlamento così forte, diciamo, costituito da una sola Camera che è legata solo lei al vincolo di fiducia, è davvero la risposta, la migliore delle risposte possibili? Non lo so, anche qui ho una serie di punti interrogativi. E perché? Perché è vero che noi non abbiamo avuto mai governi abbastanza forti, ma è anche vero che il bicameralismo ha ragioni storiche nel nostro paese, e quindi non è detto che andava assolutamente modificato. Perché? Perché penso ad esempio al Senato. E il Senato che cos'è? È un Bundesrat? È un Senato americano? No, perché noi non siamo uno Stato federale. Quindi o modifichiamo la forma di Stato, e quindi avremmo dovuto procedere diversamente, oppure questo Senato non mi pare moltissimo rappresentativo delle autonomie locali, anche perché io non so come saranno eletti questi senatori. Cioè io non lo so, stiamo decidendo sull'incerto. Non è stato precisato questo. E quindi sinceramente mi chiedo, ma come mi rappresenteranno questi soggetti? Al di là della tempistica, perché alla fine uno, se vuole, può stare a Roma, come diceva il sindaco, 10 giorni al mese, ne sta un paio in più e può benissimo fare tutto quello che vuole. E a me sinceramente queste cose generano dubbio. E poi molti altri aspetti. Si dice che si rafforza il potere di iniziativa popolare. Sì, va bene, si disciplina la petizione popolare, si innalza il numero di firme richiesto e si rimanda al solito regolamento parlamentare per l'applicazione eccetera eccetera. E ancora, referendum propositivo, si rinvia anche lì la disciplina dettagliata. Cioè io vedo una serie di rinvii che sinceramente non mi sembrano chiarissimi, e quindi
Mi chiedo, se è vero che è una riforma che era necessaria, e poi non so quanto fosse necessaria, perché comunque la nostra Costituzione ha 70 anni, non ne ha 70.000, quindi voglio dire... Sono d'accordo su questo, allora dobbiamo cambiare gli uomini che governano le istituzioni, non cambiare le istituzioni. Sì, perché Sandro Pertini ci diceva che dietro ogni articolo della Carta ci sono centinaia di uomini morti per la libertà e noi non dovremmo dimenticarcelo, ma non funziona perché secondo me non funzionano gli uomini che sono all'interno delle istituzioni. Ecco, e mi chiedo, no no certo, una libera opinione in uno Stato democratico, perché ancora siamo in uno Stato democratico? Al di là di questo, molti altri aspetti, insomma, penso anche alla questione dei costi, no? Sicuramente abbassare il numero dei senatori comporta un notevole abbattimento dei costi, perché era l'unica strada possibile, mi chiedo. Non si poteva procedere diversamente. Il CNEL, non si poteva fare una legge costituzionale e abolirlo, posto che anche su quello, cioè le ragioni storiche che hanno dato vita al CNEL, siamo sicuri che non siano più vive ora di allora? Perché in questo momento storico, se davvero noi gli avessimo fatto fare il ruolo per il quale è nato, fatto svolgere il ruolo per il quale è nato, magari non avremmo avuto molte riforme come il Jobs Act, eccetera, 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 eccetera. Dico, io vedo un'accozzaglia di situazioni molto diverse all'interno di questa riforma. Vedo dei quesiti che non sono, a mio parere, chiarissimi. Ho finito. Per carità, non ti voglio togliere la parola, però devi quindi, essere sintetico. Sì, concludi. Quindi, insomma, dal mio punto di vista si poteva fare sicuramente meglio. Non era sicuramente necessario farlo ora. Non c'è tutta questa fretta, perché le istituzioni si possono migliorare dall'interno cambiando le persone che le governano. Grazie Emanuela. Mi pare che c'era anche l'intervento di Francesco Manti. Funziona? Posso? Prego, sì, ci mancherebbe. Io stasera intervengo anche a nome del coordinamento delle associazioni dell'area greganica contro il progetto della centrale al carbone. La domanda che voglio fare è: ma se io dico che sono contrario a questa riforma per il merito della riforma e non perché voglio che il nostro governo cada come aveva inizialmente paventato il presidente Renzi, e per fortuna sono contento si è rimangiato questa sua minaccia, e sono contento se il governo, se questo referendum non passerà, vorrà affrontare la questione nei tempi e nei modi che sono dovuti. Io l'aspetto che voglio più rimarcare su questa riforma è, per esempio, si è parlato dell'importanza dell'interpretazione letterale della Costituzione. Allora, se noi dovessi, giustamente è stato detto, se uno si limita a una lettura letterale, appunto, di un testo, non riesce a trarre conclusioni adeguate. Io sono d'accordo. Infatti, secondo me, se uno legge il quesito referendario senza analizzare poi quali sono le conseguenze, si perde in un bicchiere d'acqua. Allo stesso modo, si parlava del questo è un referendum, si è parlato del referendum. Qual era la ratio del referendum? Era che, siccome la nostra democrazia, che si basa quantomeno sulla maggioranza, se non sull'unanimità, allora il principio che la metà più uno degli elettori fanno una scelta, e quindi dovrebbe essere la maggioranza. Se noi vogliamo veramente tutelare la maggioranza, la democrazia, perché abbassiamo la soglia referendaria? Allo stesso modo, per carità, io sono d'accordo che l'idea del referendum propositivo è un'ottima idea, ma allora perché non sono stati scorporati vari aspetti? Allo stesso modo, mi domando, se si vuole fare un senato delle regioni, perché però il primo aspetto di cui si occuperà questo senato sarà l'adesione ai trattati sovranazionali ed europei, con tutto che io non sono per l'uscita dall'euro, non sono per il nazionalismo, non sono per le barriere. Allo stesso modo, mi domando, tutta una serie di competenze che prima erano quantomeno condivise tornano a essere materia esclusiva dello Stato.
Allora, questo Senato delle regioni su cosa potrà discutere? Visto che anche le materie che possono essere materia esclusivamente regionale, visto che c'è la clausola di supremazia, lo Stato, per ragioni che però non sono ben comprensibili, si parla di ragioni di unitarietà, ragioni di unità giuridica, va bene, ma nello specifico cosa sono? E questa sera non è stato detto. Quindi anche quella possibilità per le regioni di mantenere un proprio ruolo, io la vedo poco basata. E questo, mi si permette di concludere, avrà una conseguenza immediata sul nostro territorio. Io devo ringraziare nella politica locale soprattutto il consigliere Bova, e anche mi spiace che stasera non ci sia il presidente del consiglio Irto, perché hanno fatto una mozione che poteva chiudere la vicenda della centrale a carbone. Perché se la Giunta avesse fatto, e spero, e credo che sinceramente farà una delibera di Giunta per dare la sua contrarietà, però c'è un piccolo problema, che la sentenza, anche questa è una delle sentenze che purtroppo è dovuta alla non chiarezza, per carità, della nostra Costituzione, su quelle che erano le competenze dello Stato e quelle della Regione. Però questo Consiglio regionale, questa Regione, questa politica, questi sindaci, tra cui anche il sindaco Falco Matà, tra cui anche i sindaci presenti in quest'area, da quando è uscita la sentenza che ha stabilito che se la Regione non è d'accordo questa centrale non si fa, non hanno mosso un passo. Va bene, però la conferenza dei servizi che avrebbe chiuso questa questione non è stata ancora fatta. I tempi ormai. Passaggi politici e burocratici che si fanno. C'è un impegno politico formale preso in consiglio metropolitano. Ma non si è fatto niente, una bugia. Ma poi quello che decidono sono gli atti formali. Questa conferenza di servizio. Vabbè, è un impegno politico a questa volte anche più pesante di quello che può essere un atto amministrativo. È un impegno abbastanza chiaro. Spero che se ne tenga conto qualunque sia l'esito referendario. Però all'atto questa questione, che poteva essere conclusa, non è stata conclusa. Così come, sempre per rimanere nel merito della questione, l'elezione di secondo grado, l'abolizione delle province, sono sempre termini che allontanano il potere decisionale, il potere politico dagli elettori. Io posso capire quello che è stato detto sulla questione che è necessario avere una sanità uguale per tutti. Però il modo per avere una sanità uguale per tutti non è uguale su ogni territorio. Un territorio molto popolato, ma pianeggiante, non è detto che abbia necessità di ospedali geograficamente vicini e piccoli. Un territorio come il nostro, che ha visto la Calabria preso a coltellate dalle riforme, sicuramente, e queste riforme sono state fatte sul presupposto che bisognava far rientrare le spese. I trattati europei che hanno sancito la necessità di abbattere il debito, di avere il pareggio in bilancio, non tengono conto però di quelle che sono le necessità di un popolo. E quindi se bisogna immolare quelle che sono le nostre necessità sull'altare di quello che sono i debiti che noi non abbiamo creato, io credo che il problema sia da riformare anche a monte. Grazie. Okay. Grazie, non volevo. Ok, c'è un ulteriore. Però deve essere veramente telegrafico, grazie, perché poi aspettiamo le conclusioni dell'onorevole Battaglia. Come ho detto all'inizio, chiedo di essere sintetici e non vogliate accusarmi di essere stato sgarbato, però ci sono dei professori che sono venuti da Cosenza, devono far rientro stasera a Cosenza e non mi sembra il caso di dilungarci altri. Io non dico il cognome, se no dici che faccio per favoritismo. Innanzitutto voglio complimentarmi con tutta la voi presenti per quanto ci avete erudito e vi ringrazio veramente, complimenti. Poi non sono né dottore né avvocato, però qualche po' di esperienza ce l'ho. E dico, spero che anche a voi sorge questo dubbio, credo che i sapientoni, altolocati politici che insistono per il no, si preoccupano che il cambiamento possa intaccarli per le loro malefatte
di prima. Se voi siete d'accordo, informateli e ditegli che non si devono preoccupare. Grazie Pietro, grazie Pietro. Ok, ora passo la parola all'onorevole Demetrio Battaglia, che anche alla luce delle riflessioni che abbiamo ascoltato può giustamente sintetizzare e trarre le conclusioni per tutti. Lui il testo della revisione costituzionale lo ha votato alla Camera, quindi chi meglio di lui, ecco, può concludere la serata. Grazie, io ritengo che la parte sicuramente più importante sviluppata a mio giudizio è importantissima tutta la riforma, ma certamente per quanto riguarda il nostro territorio la riforma dell'articolo quinto è fondamentale, la riforma tra l'altro contestata prima in ordine alla possibilità che vengono eliminati alcuni principi di sussidiarietà a favore dello Stato centrale. Voi sapete che 15 giorni fa due regioni del nord, la Lombardia e il Veneto, hanno fatto un documento per dire, il presidente Zaia e Maroni, che votavano no perché non volevano far diventare la Lombardia e il Veneto come la Calabria. Io ritengo che noi dobbiamo votare sì perché vogliamo far diventare la Calabria come la Lombardia e come il Veneto, perché il punto centrale di gran parte dello schieramento che vota no, sia persone del centrosinistra e soprattutto persone del centrodestra e pezzi del grillismo di destra, sta proprio in questa riforma, perché questa riforma che va a cancellare la riforma del 2001 sostanzialmente elimina una cultura che aveva impregnato l'Italia non solo sul piano politico ma anche culturale, sociale ed economico, e cioè quello di porre al centro il settentrione come questione dell'Italia e il centrosinistra e il governo D'Alema, che l'aveva proposto e poi fatto approvare dal governo Amato, diciamo in maniera chiara che stava inseguendo il consenso, se andiamo a riprendere i documenti politici di quel periodo, il centrosinistra si era posto il problema di come riconquistare il nord Italia che riteneva vitale per il governo del paese. Questo è il punto politico e culturale del centrosinistra che oggi vota no, così come il punto fondamentale del no della Lega e di tutto il centrodestra. Questo passaggio della riforma, e quella riforma fu fatta, se vi ricordate, poi sottoposta anche al referendum, fu fatta con un falso dissidio da parte del centrodestra, che poi di fatto appoggiò sia in Parlamento che nel Paese nel referendum la riforma. Quella riforma fu fatta contro il meridione, e la riprova è molto semplice: dal 2001 fino al 2014 avete più ascoltato una riproposizione, sia pure in termini nuovi e moderni, come va fatto, della questione meridionale. Il meridione è ritornato nell'agenda politica nel 2014 e la conseguenza è stata tutta una politica sul piano economico e sociale che certamente deve essere rafforzata e che certamente è passata anche nella riforma costituzionale. Questo è il punto. È chiaro che poi ci sono delle deficienze della classe dirigente locale, non è chiaramente tutta colpa del sistema legislativo nazionale, ma questo fa fare un passo avanti in maniera, diciamo, forte, consente allo Stato di fare sintesi dei bisogni del Paese e dare risposte a tutte le esigenze di questo Paese. Sta poi alla classe dirigente locale cogliere le opportunità, come sta facendo l'area metropolitana di Reggio Calabria con il patto dell'area metropolitana, e calare nei territori uno sviluppo vero. Ma tutto si può dire, ma non che questa riforma
non possa aiutare concretamente a superare tutto il divario che si è creato tra il nord e il sud, perché diceva bene il professore prima, se noi andiamo a guardare i dati, anche il PIL, che è ormai una cosa che citano tutti, ma il PIL dal 2001 a oggi, nella fase calante nazionale, ha visto il meridione demolito, cioè il divario è aumentato, e badate bene che era già aumentato nel 1970, quando furono introdotte le regioni, cioè fino al 70, mentre l'Italia cresceva, il meridione cresceva ancora di più, paradossalmente o curiosamente con l'introduzione delle regioni c'è stato un primo fermo nel 70. Quindi da questo punto di vista io penso che dobbiamo stare attenti e avere come punto centrale, fra i tanti dubbi che pure ci possono essere del sistema generale che riguarda il sistema paese, che questa parte di riforme riguarda noi. Noi dobbiamo dare uno slancio, paradossalmente, a questo referendum che vede proprio invece nella nostra area meridionale forse un ritardo di attività e di consenso. Poi voglio dire una cosa, è vero che Camera e Senato sono frutto di una storia, ma non è che è finita la storia, si sono modificate le condizioni storiche che hanno portato alla Camera e al Senato. Camera e Senato nascono così, dopo il ritorno di De Gasperi dall'America, quando De Gasperi di fatto creò, chiaramente spinto anche dalla politica estera americana, una rottura del governo che governava il paese dopo la guerra e contestualmente assisteva a un'assemblea costituente che stava scrivendo la Costituzione. E gli eventi internazionali della rottura erano accompagnati da una diffidenza crescente tra le forze politiche, tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista rispetto all'appuntamento del 48, e quindi non si trovò una prima, come dire, un primo accordo che pur si stava tra posizioni diverse, defilando Camera, rappresentanza delle regioni, eccetera, eccetera. Si trovò un sistema paritario e perfetto, nel senso che si immaginò che quello che faceva la Camera lo faceva il Senato, badate bene, su un principio di rappresentanza diverso. Mentre la Camera ha avuto ed ha il collegio unico nazionale, quindi rappresenta il Paese, il Senato ha sempre avuto il collegio regionale perché lo prevede l'attuale Costituzione. Quindi a Costituzione vigente noi abbiamo un Senato che di fatto rappresenta le regioni. Introducendo anche il principio, non si è mai capito perché uno può fare il senatore a 40 anni, forse perché è più maturo rispetto a un giovane che alla Camera fa la rivoluzione, o perché c'è una diversità di diritto al voto tra Senato e Camera. In realtà si immaginò, si incominciò a parlare di Camera di raffreddamento, cioè si immaginò una seconda Camera che a secondo dei risultati elettorali poteva in qualche modo tenere il Paese, diciamo, saldo, cioè non si creava il caos, perché nessuno sapeva oggettivamente, tutti sapevano che l'Italia era sotto l'influenza americana per gli accordi internazionali, ma tutti avevano paura di quello che sarebbe successo. Tant'è vero, l'ho detto un'altra volta che c'era Giuseppe Falcomatà quest'estate a Gambari, che i primi costituenti immaginarono il Senato in 6 anni, non in 5. La prima riforma costituzionale è del 63, perché il Senato era previsto in 6 anni e la Camera in 5, proprio per sfalsare le elezioni. Quindi, come dire, Camera e Senato sono frutto della nostra storia,
ma sono modificate le condizioni storiche. E perché si inizia a parlare della riforma nell'80? Perché il primo governo Spadolini dell'82 pone la questione della riforma? Perché nel 77, 78, 79 era maturata un'esperienza di governo, la solidarietà nazionale, cioè si stava concretizzando ormai l'idea che non c'era più una convenzione che escludeva un altro partito dalla possibilità di fare il governo, che il Partito Comunista non aveva un destino storico di essere fuori dal governo, che ormai faceva parte della democrazia. Questa è la verità storica. E da lì inizia la discussione. Laiotti, Spadolini, il governo dell'83, che presenta al primo punto all'ordine del giorno questa riforma costituzionale, la commissione Bozzi, mi pare che è sempre dell'83, e così via. Poi la commissione De Mita, Iotti, eccetera, D'Alema. La verità è che con questa riforma è stato per la prima volta nella storia eliminato il diritto di veto, perché le riforme, compresa la bicamerale di D'Alema, non hanno portato il risultato perché si riconosceva un diritto di veto all'altro. Oggi invece non si è più riconosciuto il diritto di veto quando Forza Italia, il centrodestra che ha votato la riforma per 3 volte, non ha più votato questa riforma. E allora noi non rinneghiamo la storia. Anzi, noi partiamo da quella storia e diciamo che non ci sono più le condizioni affinché questo paese non sia veramente democratico, perché un paese che aveva un sistema bloccato, non è vero che c'è stata mai la prima repubblica, c'è stata la cosiddetta repubblica dell'arco costituzionale. L'arco costituzionale era un sistema inventato rispetto al quale avevamo il movimento sociale fuori dalle istituzioni, il Partito Comunista che non poteva governare, ma che di fatto sosteneva, aiutava giustamente per tenere insieme la storia di questo paese, le istituzioni. E c'era la famosa discussione dell'alternanza e dell'alternativa. Quando alla fine Moro tira fuori il governo che poi sfociò, non fu un compromesso storico, sfociò nella solidarietà nazionale e anche l'idea del compromesso storico, Moro dice: non ci può essere un'alternativa alle istituzioni, c'è l'alternanza, la possibilità che oggi governa la Democrazia Cristiana e domani governi il Partito Comunista. E di fatto chiude una vicenda storica. Non la storia, una vicenda, le condizioni. E oggi ci sono le condizioni per fare questo, eliminando il Senato così com'è, non si elimina la democrazia, eliminando il Senato così com'è, si eliminano contraddizioni, perché noi ad esempio abbiamo il Senato e la Camera che devono dare la fiducia al governo. Però è possibile che una delle due Camere tolga la fiducia e il governo se ne va. Com'è possibile questo? Con un sistema costituzionale che prevede il Senato che ha una rappresentanza diversa dalla Camera, è come se voi, a Melito Porto Salvo, invece di avere un consiglio comunale che delibera, avete un consiglio comunale eletto da tutti i cittadini di Melito Porto Salvo e poi un consiglio comunale che rappresenta la Musa, Annà e altri quartieri, no? E quindi due consigli, uno su rappresentanza di quartieri e uno su rappresentanza generale, il collegio unico nazionale, il collegio regionale, il Senato. E una delibera deve andare prima al consiglio comunale che rappresenta tutta la città e poi a un altro consiglio comunale che di fatto rappresenta la città, però è eletto su ripartizione di quartieri. E se le delibere non sono uguali non si va avanti, perché il problema non è tanto e solo i ritardi denunciati, la necessità di, come dire, costantemente ricorrere ai decreti legge. Ma il problema è un altro. Ci sono centinaia e centinaia di leggi approvate alla Camera o al Senato che poi non vanno avanti, non diventano leggi. Leggi importanti, è stata fatta la riforma della giustizia, è stata fatta
8 anni fa alla Camera e ancora è fermo al Senato. Poi finisce la legislatura, decadono le proposte di legge, cioè noi abbiamo un sistema ingessato. Io non ho firmato una proposta di legge, sono tra i deputati meno produttivi d'Italia, perché la produttività si misura sulle proposte di legge firmate, su così la misurano la Open Legis. E che firma a fare una proposta di legge? Per dire che ho fatto 10 proposte, 30, 40. Perché il sistema così com'è consente di dire che ho depositato una proposta di legge, che non verrà mai alla discussione, non all'approvazione, alla bocciatura. Allora noi vogliamo fare un salto avanti al Paese. E poi voglio ricordare due cose. Questa Costituzione, se non ricordo male, vieta una sola riforma, quello di abolire il sistema repubblicano, non parla nemmeno di democrazia, il sistema repubblicano. Questo dice l'attuale Costituzione, che non si può modificare, si può modificare tutta, fermo restando il regime repubblicano. E allora, se questo è, io vi faccio un esempio di una modifica. Il professore prima citava Mortati e mi avvio alla chiusura. In Italia c'è stata una riforma materiale che di fatto ha eliminato uno dei capisaldi di tutta la Costituzione e nessuno dei tanti Soloni che oggi scrivono si è mai lamentato. Un sistema parlamentare, il sistema parlamentare italiano, democratico, parlamentare, si regge sui poteri del Presidente della Repubblica, che dà incarico a una persona, che può essere un deputato, un senatore, un cittadino, a una persona per formare il governo. Dal 1994, di fatto, questa norma è stata abolita, perché dal 94 fino a oggi, di fatto, il Presidente del Consiglio è stato scelto dagli elettori. Berlusconi, Occhetto, presentati prima. Quello era un colpo di Stato. Per fortuna che non c'era Cossiga Presidente della Repubblica, altrimenti avrebbe bloccato le elezioni. Un colpo di Stato. Ai cittadini è stato detto o Occhetto o Berlusconi. E la Costituzione dov'era? Nel 96 Prodi o Berlusconi, nel 2001 Prodi o Rutelli, nel 2006 Prodi o Berlusconi, nel 2013 c'era Berlusconi e, come si chiama, Bersani. Quindi il ruolo del Presidente della Repubblica è diventato tale dopo il 94 solo quando non ci sono state più le maggioranze, solo quando Berlusconi è stato cacciato, quando Prodi è stato cacciato la prima volta, quando è stato cacciato la seconda volta, quando è stato cacciato Berlusconi. Sfiorando la Repubblica Presidenziale. Ma di fatto, cioè questo è un paese curioso, un paese curioso. Di fatto questo sistema ha introdotto la Repubblica Presidenziale, facciamo finta che non è vero. Allora, e mi avvio alla conclusione perché i temi sono già stati tutti affrontati, io non voglio, come dire, dilungarmi. L'ultimo aspetto, guardate che nella riforma del Senato c'è scritto che il Senato sarà composto tenendo conto della volontà degli elettori, e tutti dovrebbero sapere che la legge elettorale, se verrà approvato il sistema presentato col referendum, potrà e dovrà essere approvato dopo, e dovrà tenere questo principio fermo. E siccome nella legge di riforma c'è scritto che qualsiasi legge elettorale prima di entrare in vigore dovrà essere valutata dalla Corte Costituzionale su richiesta di un quinto dei deputati, prima e non dopo, se verrà fatta una legge che contrasta con quanto scritto in Costituzione, sarà dichiarata incostituzionale, perché al di là dei sindaci, dei 25 sindaci, che vengono eletti dal popolo, non vengono nominati,
ogni cittadino di Milano, della Lombardia, sa che se Pasquale diventa sindaco di Milano, in quel momento si sta eleggendolo sindaco di Milano e senatore, lo sa prima. A parte che l'elezione di secondo livello, diciamo, ci sarebbe da discutere, noi abbiamo avuto per 30 anni le USL, le comunità montane. Mi pare che in America non sia di primo livello l'elezione del presidente degli Stati Uniti, no? Sono i delegati che votano, no? Perché poi, cioè, potremmo discutere all'infinito, ma la gente lo sta votando i delegati che voteranno Clinton, non stanno votando Clinton, chiaro? Negli Stati Uniti addirittura se un senatore muore, fino a quando non si faranno le elezioni, il governatore dello Stato nomina il senatore, lo nomina il governatore dello Stato. E ci sono state decine di casi, o se si dimette, fino al rinnovo. Quindi significa che i consiglieri regionali, i 75 consiglieri regionali, dovranno essere eletti in virtù della volontà popolare. E ci sono diversi disegni di legge che andranno in questa direzione. O, come dire, ogni consigliere regionale che si candida dice che è anche candidato al Senato e la gente lo vota, ci sono le preferenze, sta votando per farlo diventare consigliere regionale e senatore. A secondo di chi piglia più vote le preferenze, ci sono tanti sistemi, ma nessuno toglierà al popolo quando si andrà a votare per la Camera dei Deputati, se passa la riforma, per rappresentare la sovranità popolare, sempre una scheda verrà data. E avremo una rappresentanza della sovranità così come c'è in questo momento. E allora io penso che tutto questo, almeno che noi non vogliamo restare ancorati alle ragioni, alle paure del 1947, che io ritengo superate perché il paese è diventato maturo a prescindere da chi andrà a governarlo. Abbiamo avuto Berlusconi, rischiamo di avere Grillo, se la gente lo vuota, perché no? Perché no? Se la gente lo vuota, ha voluto Berlusconi, poi è finita un'epoca. Dipende dalla gente e dalla capacità, come dire, di rappresentare gli interessi vivi e veri della gente. Allora io ritengo che tutto questo, l'impianto complessivo, non mi voglio dilungare del perché le regioni, i sindaci, perché vanno a rappresentare gli interessi e dovrebbero rappresentare in quella sede gli interessi dei territori, degli enti locali, e poi sul discorso si sono alzate le firme anche per raccogliere, fare le petizioni per le proposte popolari di legge. Io vorrei ricordare che per quanto riguarda il referendum, 500.000 firme c'erano e 500.000 ci sono. Sono 850.000 se si vuole un quorum diverso, cioè se le trivelle avessero raccolto 850.000 firme, quel referendum sarebbe passato perché il quorum sarebbe stato rapportato alle ultime elezioni e quindi ai votanti delle ultime votazioni. Si innalza a 150 per le firme, per le proposte di legge. Vorrei ricordare che nel 1947 c'erano meno di 40 milioni di abitanti in Italia. Oggi siamo più di 60 milioni. Quindi quando si fissò quella quota, si fissò in ragione anche della popolazione. Cioè, se vogliamo fare, come dire, discussioni all'infinito, c'è la materia per discutere, ognuno è legittimato. Io ritengo che se noi vogliamo dare una svolta reale, vera, al cambiamento italiano, un aiuto a questa terra, alla Calabria, non solo dobbiamo votare sì, ma dobbiamo avere la forza e la capacità in questi giorni che ci dividono al 4 di dicembre di convincere tante persone
a votare sì, perché il senso vero di questi incontri si concretizzerà se noi questo riusciremo a fare. Grazie. Grazie, grazie all'onorevole Battaglia, grazie Demetrio, perché tra l'altro oggi era impegnato anche in altre iniziative, e l'essere diciamo, venuto qui a merito, aver aspettato fino all'ultimo, aver concluso così questa iniziativa, merita da parte mia, da parte nostra penso un grazie. Grazie a voi che avete avuto la pazienza di aspettare fino all'ultimo, speriamo di aver dato ulteriori elementi affinché da qui a giorno 4, perché ritengo che non bisogna aspettare soltanto al giorno 4, discutendo con il vicino di casa, con i familiari, con gli amici, al bar, sui social eviterei, perché secondo me sui social c'è un eccesso diciamo, di utilizzo per determinati tipi di materie, ma ecco, da qui a giorno 4 si possa discutere un po' più consapevolmente di quello che andremo a votare giorno 4. Grazie a tutti.